Allora, oggi volevo farvi vedere, volevo farvi un tutorial su questi due proprio mini 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 cuoricini, piccolissimi. Vedete, come al solito vi ricordo che voi più usate, cioè usate più grande il filato e più grande vi verrà appunto il cuore, il lavoro. E in questo caso il filo piccolo l'ho lavorato con un uncinetto 3,5, invece cioè il cuore piccolo l'ho lavorato con un uncinetto 3,5, invece il cuore più grande l'ho lavorato con un uncinetto 5,5 fatto con la fettuccia, appunto per farvi vedere bene. E niente, vi lascio. Allora, di questo non ho lo schema perché mi sembra di averlo letto da qualche parte, però io poi l'ho fatto così un po' a occhio e infatti poi vedete, questo rimane poco poco più largo, questo rimane poco poco più lungo perché c'è una variante, poi ve lo dico nella spiegazione. Comunque è veramente facilissimo, quindi dategli una possibilità, provatelo e vi lascio al tutorial. A presto, ciao ciao. Allora, iniziamo, facciamo il Magic Ring. E lo chiudiamo con una se che riesco, ok, e lo chiudiamo con una maglia bassissima, ecco qua, una catenella insomma. Poi facciamo 3 catenelle, 2 maglie alte, 1, 2, una mezza maglia alta, una maglia bassa e in questo caso, siccome la fettuccia è molto grande, faccio 2 maglie basse, invece nel cuore più piccolo ne ho fatta solo una alla fine. Insomma, poi anche questo ve lo potete gestire voi, perché voi potete aggiungere o togliere delle maglie e vi cambia la forma, no? Poi fate una catenella, ancora 2 maglie basse, perché ovviamente il giro successivo fino a chiudere dobbiamo farlo simmetrico. Una mezza maglia alta, 2 maglie alte, 1 e 2, no, scusate, e l'altra seconda maglia alta. Ok, e poi facciamo 2 catenelle e una maglia bassissima. Ok, a questo punto dobbiamo chiudere il nostro Magic Ring. Allora, apriamo bene qua, come abbiamo già visto. Poi prendiamo il filo, dov'è? Il filo finale ce l'abbiamo bene dietro. Lo tiriamo. Allora, togliamo questo che è il filo della lavorazione. Filo finale, amo. Vediamo quale filo tira questo. Tiriamo il filo che tirava il filo finale, ok. Chiudiamo bene. E poi chiudiamo l'ultimo filetto finale. Ed ecco qui il nostro mini cuoricino. Vedete? Ecco qua, poi questo voi lo potete usare, vedete qui io l'ho fatto leggermente diverso, quindi voi alla fine qui potete fare una maglia bassa o 2 maglie basse. Se fate una maglia bassa sola vi viene un po' più largo, un po' più ciccione, insomma. Comunque, insomma, penso che sia abbastanza carino. Poi è ovvio, su internet trovate tantissime varianti. E niente, questi sono appunto i due cuoricini. E spero che vi piacciono e alla prossima, ciao!